Eccoci. Buongiorno a tutti, ringrazio le istituzioni, il sottosegretario del Ministero degli Affari Esteri, l'onorevole Giorgio Silli, lo stiamo aspettando, l'onorevole Alessandro Colucci per avermi dato l'opportunità di presentare la Fondazione, l'onorevole Pino Bichielli, il senatore Marco Silvestroni, il vice direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la dottoressa Nunzia Ciardi, il responsabile del CERT Difesa, il capitano di vascello Andrea Micheli, il direttore della Polizia Postale, il dottor Ivano Gabrielli. Ringrazio anche tutti i componenti della Fondazione che ad oggi sono qui presenti. In qualità di fondatore e presidente della Fondazione Cyber Security Italy Foundation, sono ad illustrarvi il suo scopo e i suoi obiettivi. La Fondazione è nata per approfondire e diffondere la cultura della sicurezza che mette insieme su un'unica piattaforma studiosi, tecnici, ricercatori, appassionati e professionisti operanti nel dominio cyber ed esperti di tematiche di cyber intelligence. Cyber Security Italy Foundation vuole fornire alla PA e alle autorità indipendenti gli strumenti tecnologici, il know-how tecnico, scientifico, al fine di promuovere il progresso, l'innovazione tecnologica e di favorire la diffusione della cultura della cybersicurezza. La Fondazione persegue i seguenti obiettivi: promuovere, trasferire, fornire, presidiare, implementare, promuovere l'innovazione tecnologica per lo sviluppo e la modernizzazione del Paese, formazione, borse di studio, master universitari, convegni e congressi, trasferire il know-how per la cybersicurezza nelle PA, fornire supporto scientifico e tecnologico alle istituzioni del mondo e delle imprese, implementare servizi pubblici per il cittadino che richiedono competenze significative e tecnologiche particolarmente avanzate, presidiare gli ambiti innovativi di ricerca ponendosi come punto di riferimento nel panorama scientifico, tecnologico ed internazionale. Per la realizzazione degli obiettivi anzidetti, la Fondazione potrà promuovere, progettare, organizzare, gestire ed erogare interventi di formazione professionale e di orientamento in favore di enti pubblici, in collaborazione con le università pubbliche e private. Promuovere, progettare, organizzare ed erogare interventi di formazione per formatori ed interventi di alta formazione nelle materie attinenti allo scopo sociale e didattico. Cyber Security Italy Foundation è composta, così composta: CDA, il sottoscritto Marco Gabriele Proietti, il presidente e il fondatore, dottor Gino Tozzi, vicepresidente, e dottoressa Eleonora Borgiani, direttore tecnico scientifico, e ne sono molto onorato di questo, l'ingegner Angelo Tofolo, già sottosegretario di Stato alla Difesa. Il comitato tecnico scientifico di Cyber è composto dal dottor Matteo Macina, Team, dottor Massimo Ravenna, Acea, dottor Simone Pezzoli, gruppo AIR, dottor Tiziano Lipiani, Spike Reply, dottor Luciano Ricci, Vantea Smart, dottor Nicola Polino, Accenture. Il secondo comitato tecnico scientifico dell'innovazione è composto dal dottor Andrea Chiappetta, ITA, dottor Pasquale De Rinaldis, gruppo Ikrea Banca, dottor Alessandro Adriani, Engage People, Toronto. Grazie Alessandro che sei venuto qua. In tutto questo abbiamo un advisory board importantissimo: dottor Stefano Balestrieri, l'avvocato Gaia Morelli, l'avvocato Francesco Ago, partner dello studio Chiomenti, e il dottor Simone Bonporto. Il nostro ufficio stampa è rappresentato da Giovanni Cioffi, che ringrazio, il nostro segretario della Fondazione, la dottoressa Francesca Carnevale. La parte creativa web è Gianluca De Santis. Vorrei fare un ringraziamento speciale al dottor Simone Veglioni, il presidente dell'azienda Vantea Smart, per avermi dato 7 anni fa l'opportunità di scoprire il mondo IT cyber. Grazie Simone.
Ora lascio la parola al nostro direttore tecnico scientifico Angelo Tofolo. Grazie a tutti che siete intervenuti e che sarete qui con noi. Buongiorno a tutti, un saluto a tutte le autorità civili e militari presenti, saluto le tante persone collegate online. Devo dire, negli ultimi giorni abbiamo avuto una serie alta di richieste di accredito, ma potete ovviamente vedere, per motivi di spazio non siamo riusciti, come dire, a ospitarvi tutti qui, ma siamo in diretta sulla web TV della Camera. Mi unisco ai ringraziamenti del Presidente, ringraziamento al Presidente Colucci, all'Onorevole Colucci, per averci, come dire, ospitati, invitati nel luogo, mi avviso, il cuore del Paese, delle istituzioni, il Parlamento italiano. Faremo una carrellata veloce di interventi. Oggi l'obiettivo era raccontarvi già cosa stiamo facendo. E prima di dare la parola all'onorevole Colucci, al senatore Silvestroni e all'onorevole Bicchielli, io vi racconto velocemente questo aneddoto e anche due motivi per i quali ho accettato con grande piacere questo incarico di direttore scientifico. Qualche anno fa, nelle vesti di sottosegretario di Stato alla Difesa pro tempore, con delega specifica alla trattazione della materia cibernetica, com'è il nostro lavoro, diciamo, da istituzioni e da politici, incontravo e ascoltavo decine e decine di persone al giorno. Ho accettato questo incarico con piacere perché il presidente Marco Gabriele Proietti, che era uno di questi N, decine, centinaia direi di persone che me ne veniva a parlare, ecco, a differenza degli altri, è riuscito a passare dalla parola ai fatti. Quindi grazie alla sua capacità, caparbietà, simpatia, capacità di fare networking, quasi per gioco ho iniziato un percorso ormai oltre 2 anni fa, lo possiamo dire, che oggi vede la nascita di questa fondazione. E seconda, questa è una condizione necessaria ma non sufficiente, la seconda, che a mio avviso era quella poi che mi ha fatto dare l'ok, era una supervisione personale sui curriculum delle persone che entravano. Avete ascoltato i nomi e prima di chiamare qui l'onorevole Colucci, ci tengo a dire che già nel prossimo CDA di febbraio passeranno al vaglio altri importanti, evito di far nomi perché sono legati a società partecipate, strategiche, il comitato tecnico scientifico si allargherà, nasceranno altre, diciamo, altri luoghi virtuali, anche fisici, perché poi c'è anche tanto impegno, ecco, la fondazione no profit, ma stiamo portando avanti dei lavori a mio avviso già molto significativi che i componenti racconteranno oggi, e quindi già a febbraio il team, la famiglia si allargherà con altre persone di grandissimo spessore che lavorano nel mondo delle imprese. Un ringraziamento a tutto il mondo dell'industria cyber, dell'impresa che è qui oggi, anche della formazione. Chiamo l'onorevole Colucci per un saluto istituzionale. Intanto un buongiorno a tutti. È un piacere per me aver facilitato la realizzazione di questo incontro all'interno degli ambienti della Camera. Io penso che questi siano ambienti che il cittadino debba conoscere, quindi mi presto spesso a fare visita all'interno della Camera, ma quando si tratta invece di convegni e iniziative di questo tipo, penso che la nostra responsabilità è quella di selezionare e valutare la qualità del lavoro che viene svolto. E ringrazio per questo il Presidente Marco Proietti, perché un po' di mesi fa, diciamo anche anni fa, mi ha iniziato a far conoscere molto di più di quanto conoscesse all'epoca la sicurezza informatica, la cyber security. E poi è diventato un tema da lì a poche settimane di rilevanza nazionale. Ne abbiamo letta sui giornali, scoprendo un mondo sul quale la politica ha bisogno di avere dei punti di riferimento e persone, come sempre, che possano rappresentare un mondo e, davanti alle suggestioni che ha la politica, anche trovare le risposte e le soluzioni per il bene del Paese. Ed è interessante come poi la passione di Marco Proietti e delle persone che sono sedute intorno al tavolo e anche in sala quest'oggi è diventata talmente intensa e talmente anche autorevole, che ha portato alla creazione di una fondazione. E penso che sia lo strumento migliore. Io l'ho sempre detto a Proietti e agli altri amici che si stanno impegnando in questo ambito, che lo strumento più importante per un settore così delicato non poteva che essere la fondazione. Ma mi sono anch'io così tanto interessato, appassionato della materia, che poi
qualche settimana fa, dopo l'inizio di questa legislatura, ho pensato di dar vita all'intergruppo parlamentare sulla cyber security. Perché una questione è la tecnica e un'altra questione è che cosa la politica ha intenzione di fare nel momento in cui chi conosce bene un settore gli mette a disposizione strumenti e informazioni. E allora io, che sono un forte sostenitore della politica e sono convinto della funzione che la politica può svolgere, credo che Camera e Senato, con tutte le sue rappresentanze di maggioranza e opposizione, deve avere la responsabilità di dedicare del tempo a questa materia per poi portare nelle commissioni, nelle aule, all'attenzione del governo delle risposte rispetto a una questione che oggi diventa emergenza, perché sicurezza interna di un paese è anche sicurezza rispetto a soggetti esterni. Allora, per questo io ho chiesto, e oggi lo possiamo dire ufficialmente, alla Fondazione di poter diventare il comitato scientifico di un intergruppo, perché qua c'è il senatore Silvestrone e l'onorevole Bichelli, sanno molto bene che gli intergruppi riescono a lavorare se i parlamentari si appassionano dedicando del tempo, ma se poi c'è qualcuno che ti dà il conforto adeguato da un punto di vista tecnico. Quindi con piacere annuncio che ci sarà questa iniziativa parlamentare e spero che oggi, in modo più formale, la Fondazione accetti di svolgere questo ruolo, perché credo che insieme possiamo certamente dare delle risposte che in questa legislatura sono necessarie, perché probabilmente la scorsa si è interrotta in una fase in cui si stava facendo qualcosa, ma penso che da un certo punto di vista il nostro Paese è molto preparato, abbiamo delle autorità molto efficaci, fra le più stimate e apprezzate nel mondo, ma contestualmente non dobbiamo rischiare che la lentezza della politica e delle istituzioni rischino di non rimanere, di non far restare l'Italia al passo coi tempi, visto che poi in questo ambito siamo sempre stati anche punto di riferimento a livello internazionale, dobbiamo recuperare quel gap e dimostrare che anche in questo ambito possiamo essere perlomeno bravi come altri, ma sono anche certo possiamo diventare leader come la storia del nostro paese ci ha sempre insegnato in tanti settori. Quindi grazie di cuore per questa iniziativa, per averci scelto come interlocutore e soprattutto per il lavoro che faremo insieme, perché poi dopo questi eventi bisogna iniziare a presentare dei risultati e spero che l'intergruppo aiuti, e invito già il senatore Silvestrone della Camera a prenderne parte quando riceverà la comunicazione insieme all'onorevole Bicchieri. La cosa importante poi è che si facciano le cose in modo concreto, perché dobbiamo dimostrare che la politica si riqualifica attraverso le cose che fa, perché se gli annunci sono troppi poi il popolo e i cittadini perdono la fiducia verso chi fa politica. Invece dobbiamo dimostrare che nella politica si può riporre la fiducia e la speranza per il futuro. Quindi insieme lavoreremo e credo che daremo dei risultati importanti. Grazie. Grazie onorevole Colucci, sicuramente accetteremo con grande piacere questo compito. Chiamo il senatore Silvestroni, segretario dell'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica, componente della Commissione Giustizia. Grazie a Marco Proietti per avermi invitato a questa interessantissima e importante incontro e manifestazione. Sì, hai detto bene, Commissione Giustizia, io tra virgolette dico purtroppo manderò la Camera, Colucci, tu sai che comunque mi occupavo di telecomunicazioni, poi come avviene fai un percorso e dopo vai al Senato e vai in giustizia. Quindi è un piacere ritrovarmi su una materia che è molto importante, come hai detto te, perché è vero che la politica in questo caso deve fare quadrato, sia l'opposizione e il governo, perché questo è un tema molto, molto sentito e molto importante, soprattutto nell'era del 5G, che sicuramente sulla cyber security deve avere un occhio particolare da parte delle istituzioni, perché noi ci troviamo di fronte a un pericolo che non è solo quello nei confronti delle grandi aziende ormai o dei governi e quindi del governo italiano. Ormai le guerre di confine non sono più quelle, tolto l'esperienza che stiamo vivendo della guerra in Ucraina, ma in realtà le guerre si fanno attraverso chi ha più dati e quindi
e l'Italia tra l'altro è al centro proprio di questa guerra che si ha tra Occidente e in questo caso Oriente, proprio su chi ha la possibilità di avere più dati. Quindi è un problema, è un pericolo per i governi, per le grandi industrie, ma sta diventando anche un pericolo per le piccole imprese e anche per i singoli utenti che usano semplicemente il PC, perché per gli hacker è molto più facile fare un attacco a una piccola impresa o a un singolo utente per poi lanciare attraverso i virus che oggi sono potentissimi un attacco hacker di vasta portata. E in più non è solo un problema di PC, ma è diventato anche un problema della telefonia mobile, perché anche lì si può entrare attraverso le varie applicazioni, che poi le app che oggi si hanno, si può entrare per avere informazioni che possono essere anche di carattere sanitario. Cioè, oggi è diventato difficilissimo avere una possibilità di mantenere una privacy particolare. Quindi questa fondazione che si pone l'obiettivo, come detto te, bisogna dargli sicuramente tutto il supporto possibile attraverso degli intergruppi. Quindi io, siccome mi interessa molto questa materia, colgo sicuramente il tuo appello e ne vorrò far parte, perché è sicuramente importante, che non è un fatto così estemporaneo, è un dato estemporaneo, ma è in realtà ne va della sicurezza non solo dei governi, come dicevo, ma anche di tutti i cittadini. Quindi ben venga questo corso. E tra l'altro devo dire che ho visto e ho letto che avete fatto una convenzione con l'ICampus per fare un master di secondo livello, proprio il primo di primo livello, e questo è anche un modo sempre più per rendere possibile la conoscenza di questo problema che abbiamo, perché in realtà è sottovalutato, secondo me, non se ne percepisce in realtà la pericolosità. Quindi ben venga manifestazioni come questa, a cui la politica, sia di governo o di opposizione, si deve sicuramente unire, perché è un problema nazionale importantissimo. Grazie. Chiamo l'onorevole Bicchielli, Commissione Difesa, Camera dei Deputati, per un saluto istituzionale. Il mio sarà veramente un saluto breve, perché chi mi ha anticipato ha affrontato anche nel dettaglio i temi, e inizio con un ringraziamento e i miei complimenti a Marco Proietti, perché questo è un settore veramente delicato, e è una fondazione, ma in realtà è un vero e proprio comitato scientifico, e quindi bene ha fatto l'onorevole Colucci a immaginare la vostra fondazione come comitato scientifico di questo intergruppo. Poi aver scelto una persona come Tofalo, un politico, un uomo delle istituzioni che ha esperienza specifica nel settore, qualifica ancora di più la vostra fondazione. Una fondazione che si occupa di un tema centrale per il Paese, in una società come la nostra, in una società sempre più cibernetica, ma che in realtà viene trattata come un tema di nicchia, cioè un tema che non interessa la totalità della popolazione. Invece tutti siamo coinvolti nella cibernetica, e quindi siamo coinvolti nell'esigenza di avere la sicurezza nella cibernetica, o la cyber security. Quindi poi vediamo se usare i termini inglesi o italiani, però il problema rimane lo stesso, perché c'è un problema proprio di cultura. Cioè, noi non abbiamo la cultura all'approccio cibernetico, non abbiamo la cultura a che cosa vuol dire vivere in una società cibernetica. E questo riguarda essenzialmente il mondo della pubblica amministrazione, quindi ancora di più un plauso alla vostra iniziativa, perché si rivolge alla pubblica amministrazione, perché mentre
le aziende private hanno, rischiando di subire danni importanti, diciamo, dalla scarsa sicurezza cibernetica, quotidianamente lavorano. La pubblica amministrazione, che ovviamente ha delle dimensioni diverse, ha delle problematiche diverse anche di livello, la cyber security richiede anche una velocità di azione, e la pubblica amministrazione non riesce a, diciamo, a stare al livello, e quindi la vostra iniziativa sicuramente può essere un'iniziativa, anzi deve essere un'iniziativa che sensibilizza questo mondo. Io credo che noi abbiamo proprio bisogno, come paese, di pensare anche sulla cyber security ad una sovranità nazionale sul tema. Cioè il tema della sovranità nazionale in un sistema come quello cibernetico, in cui gli hardware e i sistemi operativi, nessuno di questi è in mano ad aziende italiane, di fatto è un problema. Che noi parliamo di software, parliamo di tutto, però tutto quello che a noi arriva già da paesi stranieri, e soprattutto gli hardware e i sistemi operativi. Poi l'onorevole Tofalo, sicuramente più di me, avendo avuto questa delega, conosce il tema. È ovvio che in Italia manca, anche nel settore della difesa, una sovranità, una vera e propria sovranità nazionale sulla materia. Quindi credo che questo è un tema che noi politicamente dobbiamo affrontare, voi sicuramente scientificamente dovete approfondire. Perché noi in realtà, e qui veniamo anche al tema della difesa, noi viviamo in un mondo, dal punto di vista del dominio spazio, del dominio cibernetico, che ormai è tutto rivolto al rapporto tra il cittadino e la cibernetica. E anche nelle capacità di azione e reazione, di valutazione, noi non affrontiamo il tema con la necessaria attenzione e profondità. Io faccio un esempio. Ieri lo faceva anche il ministro Crosetto, era in audizione da noi. Noi viviamo in una società in cui, se a un confine un soldato o un carro armato sbarca un confine di 5 metri, quell'azione viene vista come un attacco di guerra, e quindi ci potrebbe essere anche una reazione spropositata, ci potrebbe essere un contrattacco, semplicemente perché un soldato ha varcato un confine. Ora voi vi rendete conto che il fatto che un soldato, un carro armato varchi un confine sicuramente è un'azione, possiamo dire, dimostrativa, ma sicuramente non è un'azione che può creare in quel momento un pericolo per quello Stato. Quindi abbiamo, diciamo, una reazione spropositata in confronto all'azione. Parimenti, se uno Stato straniero interviene su un sistema di cibersicurezza, di sicurezza nazionale cibernetica, interviene, non lo so, su una banca, su una banca, sull'INPS, sulla banca dati, non lo so, di un comune, al Ministero dell'Interno, e blocca il sistema, interviene negli ospedali, noi questo non lo vediamo come un attacco, diciamo, che ha bisogno di una reazione pronta, perché forse non siamo nemmeno in grado di avere una reazione pronta. Lo derubrichiamo ad atto di hackeraggio, cioè come se fosse un gioco, qualcuno di hackeraggio, perché poi quando noi parliamo siamo lì dell'hackeraggio, uno è intervenuto, ma voi immaginate che cosa può succedere nel nostro paese se domani mattina uno Stato straniero interviene nei sistemi dell'INPS e blocca tutti i pagamenti. Noi dopo 60 giorni siamo alla guerra civile. Quindi questo tema, e lo dico anche come componente della Commissione di Difesa, non può essere più un tema che viene visto a parte. È un tema dove ci devono essere fortissimi investimenti, dove lo Stato deve intervenire e dove, secondo me, la politica deve intervenire, perché noi abbiamo bisogno, su questo tema, di creare una vera e propria governance
perché non può essere un tema che viene trattato a pezzettoni a seconda di chi lo tratta. C'è bisogno di una governance, perché il sistema è un sistema centrale, un sistema dove ormai tutto gira intorno alla cibernetica, e quindi non solo la governance, ma un vero e proprio raccordo operativo tra Stato, sistema difesa, sistema sovranità nazionale e sistema privato. E credo che la politica, e lo dico soprattutto ai colleghi, credo che l'intergruppo avrà questo compito, credo che in questa legislatura, dove grande attenzione, siamo entrati in un mondo completamente diverso, i fatti dell'Ucraina ce li stanno facendo vivere e noi non sappiamo quale può essere l'escalation dei prossimi mesi. Io credo che il sistema paese debba pensare a un investimento importante e il Parlamento debba intervenire per dare una governance al vostro sistema. Grazie. Procediamo velocissimi con la parte istituzionale di quella che però ogni giorno lavora sul terreno. Nella strategia per la cybersicurezza nazionale vengono scritte tante cose, in particolare quelli che sono i pilastri sui quali si regge il nostro Paese. Sicuramente la presidenza del Consiglio con la CN e la parte del comparto intelligence, sicuramente il Ministero dell'Interno che da prima di tutti, mi permetto di dire, fa questa attività, e il Ministero della Difesa. E sono davvero felice che oggi i pilastri siano venuti qui e abbiano risposto velocemente ad un invito. Questo mi fa davvero, ringrazio personalmente a nome della Fondazione. Chiamo il dottor Ivano Gabrielli, direttore del Servizio Polizia Postale delle Comunicazioni, che poc'anzi mi aveva accennato qualcosa, magari se può lo racconta a tutti. Bene, intanto grazie per l'invito, grazie per l'iniziativa soprattutto. Viviamo momenti particolari un po' tutti, cioè è ovvio che le strategie vengono ad essere chiamate a svolgere uno sforzo significativo, abbiamo un momento di sviluppo significativo e credo che di una fondazione, di un think tank italiano, no profit, e questo mi fa molto piacere, pensare ad una struttura che in qualche modo sia faccia da casa, faccia da contenitore a quello che è il bisogno di far crescere sia il livello legislativo, il livello organizzativo del nostro Paese su questo tema, è un modo di dare una risposta concreta a quelle che sono le esigenze a partire dalla pubblica amministrazione. Poi citando il Presidente, credo che abbia colto bene quanto ci sia bisogno di un drenaggio continuo, di un'osmosi tra il mondo poi di chi deve costruire pensiero, di chi lo deve attuare la politica e chi poi in qualche modo deve mettere in campo quelle che sono le scelte strategiche fatte, cioè le amministrazioni che come la mia da tempo si occupano di cybersicurezza. Si occupano di cybersicurezza in un contesto strutturato importante. Oggi l'Italia ha un'architettura significativa, è all'avanguardia, il modello italiano ci viene riconosciuto nelle sedi tecniche opportune, il fatto di avere oggi sostanzialmente un'architettura che si fonda su un comparto dell'intelligence strutturato, su una difesa che è particolarmente attrezzata e sta sviluppando capacità operative nel settore, ma non spetta a me a dirlo, lo farà il collega, su una struttura di law enforcement che da tempo oggi, quest'anno sono 25 anni che la Polizia Postale è la struttura di law enforcement dedicata al cyber, e lo fa in una maniera peculiare, con una presenza territoriale che molti paesi ci invidiano, un modello preso ad esempio da altri paesi che in questo momento stanno in controtendenza rispetto a scelte iniziali, capendo che c'è bisogno di sicurezza e c'è bisogno di sicurezza prossima sul territorio, e lo fa ovviamente con l'agenzia. Quindi quattro colonne sulla quali poggia quella che oggi chiamiamo l'architettura di sicurezza cibernetica. Il nostro punto di vista è il punto di vista di chi ogni giorno si deve confrontare con una minaccia che è per definizione ibrida, per definizione particolarmente insidiosa, ha peculiarità di transnazionalità, di criminalità organizzata, è l'hub verso il quale si stanno orientando modi nuovi di riciclare risorse,
è l'hub verso il quale anche la criminalità organizzata interna si sta orientando per cercare di acquisire know-how importante in termini anche di comunicazioni, di asset, di service che possono servire all'attività ordinaria, ma anche per fare profitti, profitti che sono enormi. A livello internazionale l'ultimo convegno, l'ultimo congresso dei capi della polizia in Interpol ha individuato nella minaccia criminale cibernetica la prima minaccia a livello globale. A livello di Europol, l'ultimo convegno dell'IPCC, la riunione dei capi delle polizie europee, ha individuato una minaccia cibernetica, il primo task di rischio per quanto riguarda le società civili. Sapete tutti quanto la criminalità in questo settore sia insidiosa, perché poi si mette al servizio di altro spesso, di minacce più strutturate, ed è per questo che l'osmosi tra i vari comparti è significativa, è attuale, deve essere attuata. Ben venga quindi un'iniziativa di questo tipo. Perché? Perché è ovvio che il livello legislativo, che dà strumenti in qualche modo a chi opera sul campo, deve essere adeguato. Deve essere adeguato e continuamente rivisto, rivalutato, aggiornato. Oggi c'è un tema che riguarda soprattutto le capacità investigative, le capacità di penetrazione investigativa per quel che riguarda il nostro mondo. Abbiamo una criminalità cibernetica che è strutturata, è nativa dal punto di vista delle capacità di svolgere attività antiforense, ovvero attività che in qualche modo tutelino le proprie strutture. Dobbiamo avere quindi degli strumenti tecnologici, ma dico anche di tipo giudiziario, per poter penetrare quegli ambiti, altrimenti perdiamo le capacità di contrastare quella che è oramai non più una criminalità del futuro, ma è una criminalità attuale. Quindi iniziative come questa sposano l'esigenza di avere anche in sedi opportune momenti di crescita e di sviluppo, sia in termini normativi, su proposte, sia in termini tecnologici, su investimenti, anche di tipo organizzativo. Oggi la realtà che dirigo è una realtà che ha seguito delle linee strategiche importanti, che ci pone ad essere un po' all'avanguardia a livello internazionale. Linee strategiche che oggi vedono investigatori tecnici poter operare sul campo e poterlo fare, come abbiamo già detto, a livello distribuito sul territorio. Siamo oggi all'indomani di una riorganizzazione che si è concretizzata ad ottobre. Oggi diciamo, l'Italia ha 18 centri per la sicurezza cibernetica, i nostri vecchi compartimenti che stanno sul territorio, da cui dipendono ben 80 sezioni. Cioè, non tutti gli stati possono vantare la presenza di una specifica competenza tecnica in materia di contrasto al cybercrime così diffusa e così, passatemi il termine, ben coordinata nella veicolazione verso l'alto e verso il basso di quelle che sono le istanze. Ora prima l'ingegner Tofalo parlava di un caso, ma è un caso che mi piace citare perché è un caso significativo, per cui stamattina abbiamo prodotto un arresto di un latitante tedesco, un turco nativo ma tedesco di cittadinanza, un pluriomicida che era sul nostro territorio, e l'abbiamo potuto fare grazie alle capacità investigative che oggi riusciamo ad esprimere. E questo dà il senso di quanto poi in quel mondo c'è bisogno di capacità, di pervasività, di formazione. Tutto questo va però ben pensato, va organizzato, va ben proposto, va ben strutturato, perché le risorse sono poche, non possiamo permetterci dispersione di risorse, bisogna concentrare bene le risorse in termini di quello che saranno poi gli asset su quali dobbiamo investire in termini di formazione, va creato un circuito virtuoso a livello nazionale che crei forza lavoro e che possa essere importabile all'interno di strutture di law enforcement come la mia, da lì far crescere quelle professionalità, adeguarsi dal punto di vista normativo rispetto a quelle che sono le capacità di esprimere investigazione in questo settore e poi avere adeguati strumenti di approvvigionamento con un occhio a quella che è poi l'Accademia italiana, che in questo momento esprime delle eccellenze che spesso sottovalutiamo e che sono disponibili e per la pubblica amministrazione. Questo collante deve essere ovviamente la politica, e la politica è pensiero in azione, e di questa fondazione speriamo che si avvantaggi per quelle che saranno poi le espressioni di pensiero che potrà produrre. Grazie per l'invito. Chiamo il capitano di vascello Andrea Micheli, responsabile del CERT Difesa. Buongiorno a tutti.
Innanzitutto grazie per l'invito a nome del mio comandante e mi dà l'opportunità di descrivervi brevemente una realtà della difesa che si occupa specificamente anche di cyber sicurezza e cyber, specificamente cyber defense. Il comando per le operazioni in rete, cui mi onoro di appartenere, nasce relativamente recentemente, ossia il 9 marzo del 2020, primo giorno di lockdown, così tanto per... e nasce dalla fusione di due comandi che erano precedentemente nell'ambito della difesa, che si occupavano rispettivamente dell'erogazione dei servizi informativi, dei servizi informatici, della gestione dell'infrastruttura della difesa, ossia il comando C4 difesa, e un comando che era nato pochi anni prima, che doveva gestire le operazioni cibernetiche in quello che era il neonato dominio cyber che la NATO riconobbe nel 2016, quindi erano veramente i primi anni di quella parte dal punto di vista operativo, quindi la difesa aveva creato questo comando. Poi ci rendemmo conto abbastanza rapidamente che era necessario fondere queste due realtà, perché l'erogazione dei servizi da un lato e la loro difesa e anche la predisposizione, la preparazione per svolgere il più ampio spettro delle operazioni cyber non possono essere gestite disgiuntamente, devono stare sotto un solo ombrello, un solo comando, un'organicità, un'unicità di comando. Peraltro questo modello progressivamente viene adottato sostanzialmente dai paesi alleati ed amici sempre più, in maniera sempre più similare, cioè, con gli scambi che abbiamo regolarmente con i nostri paritetici comandi alleati, abbiamo sempre una sempre più spinta similarità in questo tipo di organizzazione. Dunque il comando per le operazioni in rete. Il comando per le operazioni in rete quindi si occupa di, da un lato, di erogare i servizi e di gestire l'infrastruttura per la difesa, per l'area di vertice interforze, coordinando e anche facilitando l'azione anche delle altre forze, delle tre forze armate, fare le operazioni cibernetiche nel più ampio spettro, con un particolare riferimento anche alle operazioni di cyber defense sulle proprie reti, sulle reti della difesa, sulle reti militari. In questo, l'elemento che si occupa di questo aspetto è proprio quello che ho l'onore di guidare, il CERT Difesa, che è per l'appunto l'organo centrale della difesa per questo tipo di attività, che coordina l'attività anche dei CIRT delle forze armate in questo. E il CERT, quindi il Computer Emergency Response Team della difesa, in questo ha anche un'attività molto intensa, quotidiana, di scambio di informazioni, di dettagli tecnici che però rappresentano l'aspetto vitale per poter essere reattivi, per poter essere anche proattivi nella difesa efficace dei nostri sistemi, con quello che è l'OXIRT Italia ovviamente dell'agenzia, con il CNAIPIC e con altre realtà nazionali e non. In particolare noi abbiamo quotidiani, continui sistemi di scambio e condivisione delle informazioni sia a livello NATO che dell'Unione Europea. Mi piace ricordare in questo momento che il prossimo 9 febbraio verrà per l'appunto lanciato un progetto europeo che intenda strutturare l'esistente rete di interlocuzione, di scambio, di condivisione tra i CERT militari dell'Unione Europea, con un progetto più strutturato, appunto europeo, dell'EDA, il cosiddetto MICNET, quindi Military CERT Network, che appunto verrà lanciato praticamente una decina di giorni, in cui i CERT militari dell'Unione Europea vogliono costituire una struttura organizzata, permanente e efficace di condivisione delle informazioni relative alla sicurezza cyber. Queste informazioni che poi vengono ovviamente tempestivamente e rapidamente condivisi con la realtà nazionale, con gli altri attori, realizzando in pratica quei quattro pilastri che venivano citati prima, quindi perché tutti insieme realizzano la cybersicurezza del cyberspace nazionale, ognuno per la sua parte, ognuno con le sue peculiarità, ognuno però è proiettato nel proprio settore specifico, perché? E la guerra in Ucraina ce lo dimostra, è lì davanti ai nostri occhi, poi per quello che riguarda la parte difesa c'è la proiezione nelle operazioni, quelle che chiamiamo multidominio, quindi le operazioni che vengono condotte contemporaneamente per realizzare effetti nei domini
tradizionali, aria, cielo, aria, terra e mare, scusate, e con l'aggiunta dei nuovi domini spazio e cyber, soprattutto quest'ultimo con la sua trasversalità interessa tutti gli altri domini operativi. Però non è una cosa a sé stante. Prima l'onorevole citava l'esempio del carro armato, queste sono cose specifiche militari, un teatro operativo circoscritto. Il mondo cyber è interallacciato, l'ambiente cyber militare coesiste, convive, si sovrappone, è integrato nel cyberspace nazionale e quindi è necessario che sia fin dal primo momento presente anche la parte di difesa, che contribuisce allo sforzo nazionale e si prepara e rassicura la difesa delle proprie reti, pronta ad assicurare al paese, allo Stato, al governo, uno strumento efficace anche nel dominio operativo cibernetico. Con questo ho concluso e ringrazio per l'attenzione. Grazie, e procediamo con il vice direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la dottoressa Nunzia Ciardi, che ringrazio il suo tramite tutta l'Agenzia per l'incredibile sforzo che stanno facendo. Grazie per essere qua con noi. Ce la farò? Vediamo. Ecco. No, sono io che ringrazio per l'invito e per questa realtà che è apprezzabile per tante ragioni, molte delle quali sono già state evidenziate, e soprattutto perché offre un'ulteriore possibilità di capillarizzare la sensibilità su questo tema, perché tutti noi che ci siamo occupati a vario titolo e per anni di questo ecosistema sappiamo quanto, nonostante quello che ci diciamo tra addetti ai lavori, poi quanto faccia fatica a tracimare fuori una vera cultura della sicurezza cyber. Questo è un problema reale, perché tutti noi ne leggiamo, lo sentiamo, in qualche modo ne parliamo, però poi non abbiamo mai metabolizzato a sufficienza quanto questa sia la nuova realtà delle nostre vite, quanto tutti noi viviamo continuamente su una trama digitale, anche quando non ne abbiamo la percezione, e quasi sempre non ne abbiamo la percezione. Oggi, se ciascuno di noi pensa a un proprio dato, fa fatica a pensare a un proprio dato sensibile che non sia digitalizzato. Quindi un pezzo delle nostre vite non digitalizzato e quindi non a rischio di sicurezza, in realtà è difficile immaginarlo, perché tutte le nostre vite sono completamente digitalizzate. Per questo realtà e iniziative come quelle della Fondazione sono benvenute, perché non fanno che contribuire a uno sforzo immane. Io spesso dico che questa rivoluzione è stata una delle rivoluzioni più incisive della storia dell'uomo, ma soprattutto e indubitabilmente la più veloce. È avvenuta in pochissimo tempo e ha rivoluzionato il nostro rapporto col reale, con la società reale. Dietro un display molta della nostra sensibilità e del nostro modo di affrontare la realtà è cambiato, e tutto questo è avvenuto in pochissimi anni. Nel giro di 30 anni tutto questo è esploso, più che nato, cresciuto, evoluto. E quindi questo ci ha messi di fronte a una realtà che spesso non è stata adeguatamente metabolizzata, e questo ha dei riflessi diretti sulla sicurezza. Ora, a parte questi cenni, come dire, generali sullo scenario, mi piace dire che è stata illustrata un'architettura di cybersicurezza nazionale che effettivamente è un'architettura che oramai completa e complessa, e che ci rende un paese all'avanguardia sotto il profilo della costruzione di uno scenario completo per quanto riguarda la cybersicurezza del paese. Abbiamo il law enforcement, la polizia postale, e io provengo da quell'esperienza, e non è un caso, cioè io sono stata svariati anni alla guida della polizia postale, ora brillantemente presa dal collega, e sono passata adesso all'altro versante di questo ecosistema, perché sono tutti versanti che si devono intersecare, perché
La cybersicurezza è un tema assolutamente trasversale, per cui io che prima mi occupavo di contrasto al cybercrime, adesso mi occupo di resilienza e prevenzione, che sono aspetti altrettanto importanti di uno stesso scenario. Quindi accanto a una cyber intelligence, a una cyber difesa, al cyber contrasto, al law enforcement della criminalità informatica, oggi e da pochissimo tempo, perché l'agenzia ha poco più di un anno di vita, esiste questa agenzia per la cybersicurezza nazionale che si occupa di resilienza e prevenzione, che è un tema particolarmente significativo in una materia in cui il contrasto, e lo dico per esperienza personale perché provengo da quell'area, il contrasto è particolarmente oneroso e complesso, proprio perché ci troviamo di fronte a una materia che ha sbriciolato ogni confine spazio-temporale, per cui è una materia in cui noi ci troviamo a inseguire l'autore di una minaccia informatica potenzialmente in ogni paese del mondo e quindi di fronte a legislazioni diverse, in cui l'attribuzione di un fatto informatico è una delle, come dire, delle branche più difficili, perché dire è stato quell'attore criminale o statale o borderline, perché è molto difficile dire quando l'attore sia statale o quando quello Stato si avvale di settori paracriminali, parastatali per attaccare un altro Stato, fino alla criminalità comune che quasi sempre, come accennava il collega, oramai non è più una criminalità come dire, individuale, spot, è una criminalità strutturata, organizzata, perché oggi è evidente che costi-benefici la criminalità informatica è quella che garantisce i migliori risultati. Costi-benefici è un tipo di criminalità particolarmente redditizia su cui le strutture, le organizzazioni criminali si stanno assolutamente orientando. Per cui in tutto questo scenario complesso io credo che avere strutture come il law enforcement, la cyber intelligence, la cyber difesa e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che cura l'aspetto di prevenzione e resilienza particolarmente importante, sia assolutamente significativo. L'Agenzia lo fa attraverso varie competenze che le sono state attribuite dalle norme, quindi cura la prevenzione e la resilienza del Paese attraverso innanzitutto una diffusione capillare di una corretta cultura della cybersicurezza, di una corretta cultura del modo di stare in rete. In secondo luogo, incidendo sulla formazione di professionalità adeguate a lavorare in questo mondo. Tutti noi sappiamo che il nostro Paese, ma non solo il nostro Paese, l'intero come dire, globo soffre di un deficit drammatico di competenze specifiche per lavorare in questo campo. Compito dell'Agenzia è quello di favorire la formazione di professionalità che vadano in questa direzione, che possano lavorare in questo campo, e quindi lo facciamo attraverso contatti con le università, con le accademie, con le scuole, a partire dall'orientamento delle scuole primarie e secondarie. In terzo luogo, quello di cui parlava il sottosegretario, l'indipendenza tecnologica. È un settore cruciale per un paese. Oggi qualunque paese abbia il primato o nelle materie prime, e quelle chi ce le ha, come il coraggio di Don Abbondio, se non ce l'hai non te lo puoi dare, così le materie prime se non ce l'hai non te le puoi inventare, però la tecnologia, l'hardware, il software, l'Italia e l'Europa sono dei grandi consumatori ma non producono in questo campo, e questo significa un gap economico enorme ma anche un gap di sicurezza. Chi è proprietario di tecnologia è proprietario di sicurezza, per cui è assolutamente necessario
intraprendere questa strada, che è una strada lunga, difficile, perché non ci si inventa produttori di tecnologia, non ci si inventa, ma bisogna lavorarci assolutamente. Quindi bisogna investire in questo campo ed è quello che l'agenzia sta cercando di fare attraverso varie competenze. Bisogna dare una spinta, perché tutti noi sappiamo che i paesi che possiedono la tecnologia diventano di fatto arbitri dei mercati e volendo possono strozzare interi settori, disponendo la fine di certi approvvigionamenti. Per cui tutto questo è assolutamente fondamentale e deve contribuire a un sistema di cybersicurezza che grazie alla sua complessità e in virtù della sua complessità ha bisogno di competenze differenti, di settori diversi che tutti insieme e in modo sinergico collaborino allo stesso obiettivo. Grazie. Vi ringrazio. Grazie per questi tre interventi, per questa testimonianza e questo dialogo che sarà sicuramente proficuo, che inizia oggi con la Fondazione. Ne approfitto per salutare l'onorevole Giorgio Silli, che ci ha raggiunti, è sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Ce l'aveva promesso e qui lo dico perché so che poche ore fa è tornato da un'importante missione in Sud America o in Centro America, per cui, siccome l'ho fatto anch'io, non è da tutti, quindi grazie. E farà, ovviamente ci porterà un indirizzo governativo dell'esecutivo e un saluto conclusivo. Passiamo alla parte rapidamente, quindi stiamo procedendo con i tempi giusti, alla parte diciamo adesso del lato fondazione. Come hai detto, già a febbraio stiamo valutando altre persone che sono legate ovviamente ad altri progetti. Stiamo iniziando già a lavorare su alcune cose, oggi vi presenteremo quattro idee che abbiamo messo a terra con i relativi diciamo responsabili di progetto e quindi inizieremo a mettere già qualcosa sul tavolo. Do la parola a Matteo Macina, CISO di TIM. Inizio con i saluti, saluto le autorità civili, militari, i rappresentanti delle società, organizzazioni, i colleghi del mondo cyber qui presente, ringrazio il Presidente, il Direttore del Comitato Tecnico Scientifico, per me è un onore, c'è anche un po' di emozione, questo spero si possa percepire. E nel trasferire ero stupito del fatto che di quanta allineamento potremmo dire aziendalmente, di quanta sinergia c'era nei messaggi che abbiamo appena sentito e con quello che sto per rappresentarvi a breve. Abbiamo iniziato a fare un pensiero, a chi possiamo rivolgerci per raggiungere la nostra missione, che abbiamo detto essere estremamente ampia, complicata, articolata. E abbiamo pensato a un soggetto che si chiama cittadino, da una parte, che si chiama giovani generazioni, i nostri figli, i nostri nipoti, i cosiddetti nativi digitali, li chiamiamo oggi, soggetti che anche noi siamo immersi in una vita digitale, talvolta pensiamo che la ratio di smartphone pro capite sia indice di consapevolezza tecnologica, non è necessariamente così, e quindi soggetti che talvolta si affacciano, vivono in un ecosistema cyber digitale purtroppo in assenza delle dovute competenze, conoscenze, consapevolezza potremmo dire. Racconto un rapido aneddoto, a me mi è capitato un ragazzo, un amico di famiglia, 16 anni, è stato vittima di un ransomware, con diverse fasi estorsive, per cui ha cifrato i dati del suo PC, gli ha preso informazioni e dopo a 16 anni ha iniziato a ricattarlo, no? E quindi gli ha iniziato a mandare email, gli ha iniziato a dire ho le tue informazioni, ho gli screenshot, quindi le immagini del PC di quando tu stavi in video collegamento con la tua fidanzatina, no? Cioè con una pressione che a mio avviso un ragazzo di 16 anni non può essere lasciato solo. E in un certo senso è anche importante avere una grande consapevolezza di come la sicurezza personale non possa essere separata da quella che poi è la sicurezza che viene trasferita nelle aziende, nelle pubbliche amministrazioni. È evidente che le grandi organizzazioni sono strutturate, si organizzano, hanno dei professionisti dedicati, talvolta il cittadino non ha questa struttura
a supporto. In questo senso potrebbe trovarsi impreparata a gestire un evento che lo riguarda, laddove dall'altra parte esistono organizzazioni strutturate. Se pensiamo al mondo del cybercrime, oggi assistiamo a fenomeni di crime as a service, che vuol dire che è stato applicato un modello di fatto industriale di organizzazione del crimine cibernetico secondo un rapporto diciamo, cliente-fornitore, in cui le varie componenti per poter condurre un attacco di fatto sono appaltate in maniera assolutamente strutturata. Questo vuol dire che è molto più facile poter portare avanti un attacco, e in parallelo assistiamo a una completa evoluzione di approccio e di vita digitale dei giovani, dei giovanissimi. Una battuta: i nostri figli, i nostri nipoti praticamente non hanno più un indirizzo mail, si trovano nell'imbarazzo quando si devono registrare su alcuni servizi che chiede l'indirizzo mail a non averlo, non ne dispongono. Questo che vuol dire che noi dovremmo essere in grado di andare a intercettare dove ad esempio il cybercrime andrà a indirizzare i canali di comunicazione verso i giovani. In questo senso, diciamo, dato questo rapidissimo scenario di riferimento, siamo convinti, pensiamo che la possibilità di intervenire su due direttrici principali: da una parte la formazione, come l'abbiamo detto, la formazione che possa essere sicuramente di alto livello, rivolta ai professionisti e quindi al mondo dell'accademia universitaria, ma anche al mondo delle scuole e quindi dei nostri figli, per potergli dare consapevolezza sia fondamentale, ma anche dall'altra parte la possibilità di mettere a sistema una piattaforma che consenta al cittadino di dialogare, di segnalare situazioni, soprattutto dubbie, nel senso è evidente che quando è successo qualcosa forse la persona, diciamo, si muove, fa delle azioni. Esiste un momento che è preliminare, e quindi l'SMS che arriva su che sembra la nostra banca ma non lo è, il momento dovremmo riuscire a cercare a intercettare quel momento di dubbio e poter fornire un riscontro prima che qualcuno abbia effettivamente cliccato, abbia effettivamente attivato una minaccia specifica. E in questo senso poter, diciamo, dialogare, mettere anche a sistema quindi quelle che sono le capacità in essere, mettere a sistema anche quelli che sono i professionisti italiani in ambito cyber, e quindi che possano anche i professionisti, i miei colleghi, in questo senso poter contribuire a dare questa tipologia di riscontro. Qual è l'ulteriore beneficio? La capacità di avere delle sentinelle, le potremmo chiamare, nel cittadino, che aumentano le nostre capacità a quel punto di cyber threat intelligence, di intelligence, quindi intercettare una minaccia prima o tempestivamente su larga scala che questa si attivi, e quindi avere capacità di condividere le informazioni anche a livello istituzionale. Grazie. Quindi la prima idea che mettiamo sul tavolo è con lo sviluppo di una piattaforma che parlerà al cittadino e soprattutto ai più giovani. Procediamo con Massimo Ravenna, CISO di Acea. Buongiorno a tutti, mi collego ai saluti istituzionali fatti in precedenza e grazie davvero per la partecipazione e per i contributi. Come spesso accade in una materia così viva, dinamica, per certi versi nuova, chi è intervenuto prima di me ha contribuito a segnare un pochettino la strada di quello che adesso andiamo brevemente a vedere. Questa in realtà vuole essere solamente una breve introduzione di un'iniziativa che avrà luce in un prossimo evento, in un prossimo periodo, di cui adesso delineiamo solamente qualche tratto distintivo. Esattamente sulla linea del DL82, che è quello che appunto istituisce l'Agenzia per la Cybersicurezza e che pone l'Agenzia come
il motore di tutte le iniziative, in particolare anche quelle sul di sviluppo della cultura della cybersicurezza e della partnership pubblico-privata, abbiamo pensato che ci fosse la necessità di creare una struttura operativa all'interno della Fondazione che affrontasse la materia proprio della partnership pubblica-privata in termini di sviluppo culturale. Allora, quello che abbiamo notato nel un po' provenendo da mondi diversi, da questo punto di vista la Fondazione ha, secondo me, la sua forza, una delle sue forze nel riuscire a aver coinvolto professionisti con passati molto diversi, riuscendo ad abbracciare dal mondo militare al mondo civile, da persone che operano, professionisti che operano in società player di cyber security a invece grandi infrastrutture critiche che gestiscono servizi essenziali. E questa diversificazione ci ha dato un punto, ci sta dando un punto di vista che, se vogliamo, è molto trasversale. E, da questo punto di vista, la partnership pubblico-privata spesso è stata affrontata o in termini estremamente generali, attraverso giustamente delle norme che ne hanno disciplinato magari un quadro normativo, delle occasioni, hanno sviluppato per certi versi anche delle occasioni di accesso a fondi europei, fondi nazionali. Dall'altra, se vogliamo, iniziative un po' tattiche, che nascono da una singola esigenza di un'agenzia o di un soggetto privato che vuole accedere a un singolo progetto. Ecco, spesso c'è un po' una distanza fra una visione generale e una esigenza prettamente tattica. Il nostro obiettivo è quello di cercare di sviluppare attraverso delle iniziative, degli incontri, proprio la cultura della comprensione reciproca delle esigenze e delle opportunità tra mondo pubblico e mondo privato. Faccio un esempio. Un po' di tempo fa, in una vita precedente, avendo a che fare con il mondo cyber della difesa statunitense, chiaramente ho notato la possibilità particolarmente sviluppata da parte della pubblica amministrazione americana delle porte girevoli nel mondo, specificamente nel mondo della cyber, tra il mondo pubblico e il mondo privato, partendo non solo dalle occasioni e dalle opportunità economiche per il singolo, nel privato si guadagna di più, nel pubblico c'è una maggiore stabilità, ma dall'esigenza di compenetrazione culturale e quindi comprensione dei processi reciproci, comprensione delle esigenze reciproche tra i due mondi. Allora è chiaro che una riflessione in questo senso, scevra da quelle che possono essere gli interessi economici di una singola parte o le esigenze, se vogliamo, di breve periodo o di medio periodo di una pubblica amministrazione o di lunghissimo periodo di amministrazioni che invece, ad esempio la difesa, penso a una visione che è pluridecennale quando vengono disegnate delle governance, delle strutture. Ecco, provare ad affrontare questi temi con un approccio culturale, cioè riuscire a sviluppare una sensibilità all'interno del paese dell'esigenza di costituire dei professionisti che hanno un'esperienza diversificata, hanno esperienze diversificate, riuscire a, se vogliamo, combattere un pochettino la verticalità per cui si afferma chi è estremamente verticale in una materia restando all'interno di un singolo settore. Ecco, questo per noi può essere una delle chiavi di volta per lo sviluppo di questa, di questa materia da un punto di vista prettamente culturale. Chiudo con i cinque topic, se vogliamo, i cinque argomenti che immaginiamo di sviluppare per il 2023. In primis, la nuova pressione del contesto normativo, regolatorio e del mondo data protection, con cui
oggettivamente tutte le strutture pubbliche e private devono avere a che fare. Lo sviluppo della cultura dello zero trust, che in azienda vuol dire una cosa, nel pubblico vuol dire una cosa completamente diversa, e dobbiamo ricondurli a una stessa interpretazione. La cultura della gestione degli incidenti, e qui mi collego assolutamente a quello che era l'intervento precedente di Matteo, la gestione degli incidenti spesso viene percepita e vista in modo totalmente polarizzato, o come è un niente di fatto e quindi una sottostima completa di quello che sta succedendo, o con una fase di panico, fuga, stile edificio incendiato, anche in grandi realtà strutturate. Non siamo pronti culturalmente a valutare con i giusti, col giusto metro, che cosa vuol dire essere soggetti a un incidente di natura informativa. Informatica un conto, informativo un altro, e anche su questo dovremo lavorare, e sostanzialmente non andare nel panico o non far finta di niente. Quarto argomento, la sensibilità dei rapporti con le terze parti, che si collega in realtà al quinto, che è un trend per noi interessante, che è il concetto dell'outsourcing. C'è una materia nuova, che è la cyber security, ci sono delle richieste importanti fatte dal legislatore, dalle realtà internazionali o effettivamente dal contesto. Una delle prime reazioni che viene adottata è: esternalizzo le capacità, esternalizzo il rischio, mi appoggio a qualcuno, non so come sviluppare le competenze all'interno, quindi mi appoggio a qualcuno all'esterno. Ecco, una riflessione su che cosa vuol dire affidarmi a qualcuno all'esterno, una riflessione che sia chiaramente non incentrata su quella che è l'esigenza specifica di mercato, di un operatore, o l'esigenza, se vogliamo, di una linea di indirizzo, di una pubblica amministrazione, ma che sia una riflessione culturale su che cosa vuol dire il rischio o l'opportunità, perché chiaramente spesso è anche un'opportunità, di affidarsi all'esterno. Questi, giusto, concludo quindi rimandando all'evento di lancio di questa struttura, che assumerà il nome di osservatorio, anche se da come ho provato a descrivere, l'approccio non è quello del classico osservatorio con una raccolta informativa e un'analisi, ma sarà invece un tentativo di essere fortemente proattivi. Grazie. Procediamo con gli ultimi due interventi prima del saluto del sottosegretario Silli, e do la parola all'ingegner Luciano Ricci, Innovation Manager di Vantea Smart. Buongiorno a tutti, e grazie Angelo, grazie Marco. Allora sì, l'iniziativa che avete accolto, che avevo proposto, è un'iniziativa che a me sta molto a cuore, perché noto che c'è proprio una mancanza un pochino sul mercato del lavoro e sul mondo del lavoro e sul mercato. Quindi l'idea è proprio quella di creare un osservatorio che consenta di fare e di aiutare a fare prima una mappatura delle competenze. Una mappatura delle competenze perché, ad esempio, oggi tutti fanno riferimento nel mondo IT all'IT framework inglese, dove tutte le competenze del mondo IT sono ben definite e strutturate. Abbiamo Enisa, nell'ultimo periodo, che ha incominciato a scrivere l'ambito proprio delle competenze della cyber security, e questo deve andare praticamente ad allinearsi con quelli che sono i percorsi di studio e i percorsi anche professionali oggi presenti. Se io vado su LinkedIn a cercare, ad esempio, un profilo di un VAPT, ho 30.000 descrizioni completamente diverse. Stessa cosa anche se vado a vedere, non tanto solo nell'ambito universitario, ma anche nell'ambito postgraduate, quindi negli ITS, ho percorsi di studio molto definiti in ambito locale. Ecco, uniformare questo consente praticamente di avere un linguaggio comune.
e soprattutto dei professionisti comuni che devono avere delle certificazioni, che devono posizionarsi sul mercato in una maniera coerente. Questo lo dico perché anche come azienda, quando andiamo a ricercare queste competenze, si fa una fatica immane, non tanto perché mancano, ed è vero che mancano, ma anche perché non c'è un livello uniforme di professionalità sul mercato. Secondo aspetto, che però è un aspetto molto delicato, è quello proprio dell'analisi del mismatch che c'è tra i costi delle competenze e i prezzi di acquisto di queste competenze sul mercato. Oggi, se vado a vedere appunto una ricerca di un professionista in ambito security, in ambito cyber security, mi trovo praticamente a dover confrontarmi o a guerreggiare con tanti miei peer, tanti miei competitor, e questi costi iniziali di ingresso stanno aumentando di mese in mese, e non voglio dire diventano insostenibili, ma sempre più spesso le aziende vanno a prendere junior neolaureati per formarli proprio interno. D'altra parte invece troviamo e abbiamo visto soprattutto nell'ultimo anno delle aggiudicazioni molto sotto costo. Vado a pensare, senza fare nomi, no? Però a gestori di infrastrutture critiche per il sistema paese o pubbliche amministrazioni che hanno aggiudicato praticamente gare per professionisti in ambito SOC, quindi Security Operational Center, a 180 euro giorno. Diventa veramente ingestibile questo tipo di mercato. Quindi mi auguro che parlarne aiuti a prendere coscienza. Prima Massimo diceva c'è la necessità di far colloquiare pubblico e privato sulle normative, corretto questo. C'è forse anche la necessità di far colloquiare pubblico, privato e imprese su un mondo del lavoro che deve essere un po' più cosciente, cioè nel senso, se ci teniamo e riputiamo che la cyber security è importante, dobbiamo condividerne un percorso di crescita e di mercato. L'ultimo ambito che mi piaceva affrontare, perché lo stiamo già facendo, è proprio un censimento di tecnologie italiane. Abbiamo visto e scoperto delle cose bellissime, cioè ci sono aziende che hanno creato un jersey italiano, un sistema di antifrode completamente italiano, un sistema di endpoint protection. C'è anche un SIEM completamente italiano. Forse varrebbe la pena trovare un ambito in cui parlarne, farne una valutazione e capire se può diventare un primo step per un'indipendenza tecnologica. Perché no? No? Quindi questo è un pochino l'ambito su cui ringrazio Angelo. Mi piacerebbe lavorare e ci stiamo già attivando, insomma. Grazie. Chiamo Simone Bonporto, CEO di Dicert, il nostro delegato all'istruzione e al mondo formazione, che ci racconterà quanto stiamo facendo e quanto già abbiamo fatto. Perfetto, buongiorno a tutti, salve. Allora, voglio ringraziare particolarmente ovviamente il presidente Marco Gabriele Proietti e il direttore Angelo Tofolo per avermi insomma delegato in quest'ambito, in questa pietra miliare che è l'istruzione. Ho preso qualche appunto per non dimenticare nulla. È inutile dirvi anche quanto mi rende felice poter avere questo tipo di delega, perché ho fatto in questo ambito della mia vita un percorso del trasferimento di conoscenze a livello professionale e professionale e personale abbastanza insomma abbastanza tamboreggiante nella vita di tutti i giorni. Ecco, come fondazione abbiamo quattro pilastri su cui crediamo fortemente: le partnership tra il dialogo del pubblico e privato, la diffusione della cultura della cybersicurezza, l'upskilling e reskilling,
e la formazione ovviamente di nuovi professionisti in ambito cyber security. Come fondazione di esperti e tecnici, ricercatori e persone impegnate nella diffusione della cybersicurezza, infatti abbiamo il compito di sviluppare sinergie virtuose sul territorio. E per farlo non c'è modo migliore che mettere in contatto realtà di settore pubblico con realtà di settore privato. Una di queste formule ovviamente è Repubblica Digitale. In questi anni, soprattutto post pandemia, ha fatto vedere come il pubblico e il privato possa diffondere la cultura digitale di base, avanzata o standard in ogni strato sociale. Come dicevo prima, la parte di diffusione della cyber security in questo momento di transizione digitale è fondamentale sia per il sistema Italia, ma sia per promuovere nuove prospettive e nuove competenze. Per quanto riguarda la parte ovviamente istituzionale, coinvolgere tutte le scuole di ogni ordine e grado è una parte fondamentale per gli apprendimenti dei nuovi percorsi, e sia per preparare insomma professionisti e cittadini digitali anche del domani, oltre che del presente. Il nostro obiettivo ha un solo senso, insomma, sotto alcuni aspetti. Occorre seminare sempre di più, occorre intavolare tavoli e protocolli d'intesa con enti pubblici e privati, occorre coinvolgere tutte le reti dei centri di impiego sul territorio per essere a contatto col territorio e non perdere questo tipo di aspetto, e sviluppare nuovi percorsi sia di master, sia di lauree, sia ovviamente di altro profilo, che sono in questo momento un po' in carenza su tutto il territorio nazionale. Con questi presupposti vorremmo lavorare e dialogare con tutte le università statali, private e telematiche italiane. Già insomma, abbiamo concretizzato vari aspetti. Uno di questi è stato il primo master di primo livello su management cyber security, sviluppato appunto con l'Università Telematica Campus. Con questo percorso noi abbiamo voluto portare un piccolo tassello per la diffusione della cultura digitale e della cybersicurezza al servizio di operatori di aziende pubbliche e private. Ringrazio particolarmente a nome della Fondazione l'Università Telematica Campus e soprattutto nella figura del direttore generale Alfonso Lovito, che purtroppo oggi non è qua, ha avuto un problema con la neve, perché quando vedrete insomma la neve è stata abbastanza cattiva. Sappiamo comunque che c'è ancora molto da fare, questo è un primo tassello che abbiamo voluto presentare appunto con la Fondazione, e aumentare e presentare la capacità di nuovi percorsi è un punto cruciale. Vorrei portare giusto qualche dato. Ad esempio, secondo alcuni report dell'Osservatorio di Cybersicurezza e Data Protection del Politecnico di Milano, gli attacchi alla sicurezza informatica nel nostro paese sono passati da 143 nel 2018 a oltre 2553 nel 2020. Lo scenario si aggrava ancora di più, secondo i dati sempre del Politecnico, perché l'Italia nel G7 è uno dei paesi con meno risorse e meno investimenti in ambito cyber. E tutta la parte degli attacchi crescenti, sia nelle strutture critiche, sia nei sistemi sanitari e sia rispetto alla supply chain, porta criticità sempre maggiori. Casi eclatanti che possiamo evidenziare sono gli attacchi all'azienda alla San Carlo, alla Regione Lazio, alla SIAE, alla Lombardia, alla Campania e così via. Ne deriva quindi una struttura abbastanza critica nel quale le competenze devono ovviamente continuare a crescere. Ecco, su questo punto anche il PNRR, il Piano Nazionale di Resilienza, ha in atto presenta degli interventi abbastanza di progettualità specifica rispetto all'ambito formativo in cyber. Dobbiamo prenderne sempre più direzione in questo caso, e anche il nuovo piano del triennale dell'informatica della pubblica amministrazione 22-24 presenta piani in questo senso. La stessa CN include nel pilastro numero 2 la formazione come fattore abilitante, come prima diceva la vice direttrice. Un ultimo punto di grande importanza è legato alle nuove figure professionali, come dicevamo prima, e il gap di competenze di sicurezza informatica. Vogliamo contribuire, adotteremo interventi ben mirati rispetto all'ambito
di struttura, creando un'istituzione nazionale rispetto a un'academy formativa, e porteremo come altro progetto la possibilità di creare un ITS nazionale sulla cybersicurezza. Tutto questo ovviamente è basato anche con linee guida, come prima diceva il dottor Ricci, del framework ENISA, che ha iniziato a mappare tutte le competenze dei vari professionisti che servono a livello aziendale, pubblico e privato. Ho terminato il mio intervento, insomma spero che la nostra visione trovi il vostro appoggio, e auguro a tutti quanti i colleghi un percorso alla Fondazione importante. Grazie. Vabbè, aggiungo che ovviamente la Fondazione fornirà anche lì dove necessario, come dire, docenti di primissima qualità, e che ovviamente stiamo già parlando con altri attori. I docenti saranno della Fondazione? Altri attori pubblici e privati, e ovviamente stiamo facendo ovviamente analisi tecniche e burocratiche, poi arriveranno alla firma del Presidente con accordi, e quando saranno conclusi annunceremo. E do la parola per un saluto conclusivo e un indirizzo governativo, ne approfittiamo dal sottosegretario onorevole Giorgio Silli. Buongiorno a tutti, grazie Angelo, ciao Marco. Un dovere e un piacere essere qua. Sono arrivato un po' in ritardo perché effettivamente il giro all'estero è stato lontano da qui e abbastanza lungo. Dunque, cybersicurezza. Cybersicurezza è ancora oggi una parola troppo poco conosciuta dall'opinione pubblica. Se noi abbiamo la necessità, la volontà, l'intenzione che un governo e che la politica se ne occupi e intervenga, deve diventare, in un sistema, come dire, democratico come il nostro, un qualcosa di dominio pubblico. Io se chiedo probabilmente a, non so, mio padre che cos'è la cybersicurezza, mio padre dice, eppure, cioè, mio padre, faccio un esempio di mio padre, è un medio borghese, un imprenditore, una persona che ha girato il mondo, tuttavia probabilmente non si è mai scontrato con questa parola, e devo dire che anch'io ero molto ignorante in materia fino a qualche anno fa. Io sono stato in commissione difesa per qualche anno, ci siamo conosciuti con Angelo, e mi furono aperti gli occhi sulla cybersicurezza dopo un incontro fatto in maniera, diciamo, informale con un generale dell'aeronautica che era appassionato, non si occupava di cybersicurezza, ne era appassionato, e parlando di tutt'altre cose mi disse, dice onorevole, lei ha qualche minuto? Dico io sì. E mi fece vedere delle slide sul suo computer, slide che dimostravano come un eventuale hackeraggio di sistemi, attenzione, io non sto parlando di solo di banche dati, poi di queste ne parliamo dopo, o solo di, come dire, insinuarsi, intrufolarsi in un cellulare o in un computer per poi ricattare, io sto parlando di grandi infrastrutture, e mi dimostrò come anche come strumento di offesa da un punto di vista bellico può essere utilizzato l'hackeraggio. Ci sono grandi infrastrutture come per esempio lo stesso MOSE, piuttosto che altre cose, che qualora si riuscisse ad hackerarne i sistemi, probabilmente a terminale si vedrebbe le paratie aperte quando invece le paratie sono chiuse. Ci sono stati tentativi di hackerare, e in certi casi sono riusciti, i sistemi di controllo di alcune centrali per produrre energia, centrali a carbone, centrali a gas, centrali nucleari laddove ci sono. Poi è indubbio che se io a terminale vedo, che so, la temperatura di un reattore che invece non è reale perché all'interno del reattore la temperatura è più alta, io nella stazione di comando non capisco che vado incontro a un incidente devastante, mentre all'interno del reattore creo dei danni irreparabili. L'Italia è molto indietro da un punto di vista di infrastrutture di questo tipo. Io ne parlavo in questi giorni con alcuni colleghi sottosegretario, io ho la delega, tra le altre deleghe io ho gli italiani all'estero, chiaramente noi siamo 60 milioni in Italia, abbiamo 6 milioni di cittadini italiani all'estero, tutta la gestione degli italiani all'estero e anche del voto italiano all'estero avviene in maniera, diciamo, tradizionale. Alcuni paesi simili al nostro per numero di connazionali all'estero, la chiamano diaspora, per esempio in Romania, ma in tantissimi altri paesi, hanno dei sistemi elettorali diversi dal nostro, e mi sto confrontando per capire in che modo e come la gestione
potrebbe avvenire in maniera, come dire, elettronica. Semplicemente lo sto valutando. Ci sono paesi che hanno una sorta di iCloud nazionale, governativa, noi non ce l'abbiamo. Noi parliamo di cybersicurezza solamente, e questo io lo capisco perché tutti noi abbiamo una vita pubblica, una vita privata e una vita segreta. Ma vita segreta non significa l'amante oppure qualcosa di piccante. Vita segreta vuol dire qualsiasi cosa. Magari io amo andare la mattina a correre da solo, non lo dico neppure alla scorta o alla tutela e non lo voglio dire a mia moglie perché preferisco correre da solo. Quello fa parte della mia vita segreta. Tutto passa attraverso ormai i PC, tutto passa attraverso i cellulari e a mio avviso si dovrebbe anche da un punto di vista politico cercare di intervenire sull'opinione pubblica, da una parte facendo conoscere la cybersicurezza e l'importanza di custodire realmente tutto ciò che, come dire, è indispensabile per la sicurezza dei nostri apparati informatici. Perché troppe persone credano che sia importante solamente tenere, come dire, il codice del bancomat nascosto oppure il numero di carta di credito. Tutto passa da qua. Tutto passa da qua. Tracciamento. Poi, in dubbio, se non ricordo male, ci fu un caso interessantissimo negli Stati Uniti per i quali la Polizia Federale chiese alla Apple l'accesso di un cellulare perché il proprietario del cellulare era deceduto o roba del genere e accedendo a quel cellulare avrebbero potuto risolvere un caso di omicidio, più o meno, la Apple si oppose. Cioè, come tutte le cose importantissime e che segnano, come dire, un cambio di era, è necessario ed è indispensabile anche un dibattito politico-filosofico su queste cose. Cioè, quanto è giusto che il mio cellulare sia impenetrabile anche dalle forze dell'ordine e dalla magistratura e quanto non è giusto? Quanto è giusto che il sedicenne di cui lei parlava abbia timore che qualcuno metta in giro i filmati o le fotografie sue con la sua fidanzatina? Credo che l'opinione pubblica sia già sufficientemente matura per non scandalizzarsi di fronte a qualche fotografia piccante con la fidanzata di ognuno. E quindi bisogna lavorare anche su quella che è la psicologia delle probabili vittime di hackeraggi o di accessi all'interno. Ci sono state persone che si sono suicidate perché sono stati messi in circolo dei video. Ho capito, cioè, io arrivare al suicidio mi sembra... Indubbiamente, se quei video, come dire, non sono proprio in linea con la tua vita familiare, possono creare dei problemi, ma arrivare al suicidio vuol dire che l'opinione pubblica, vuol dire che i cittadini, vuol dire la nostra cultura non è stata sufficientemente preparata al riguardo. Io e Angelo nella scorsa legislatura ho votato, credo anche voi come gruppo, il reato di revenge porn, che ha poco a che, diciamo, come dire, non è legato solo e intimamente alla cybersicurezza, perché il revenge porn è una roba un po' diversa, però fa tutto parte della sicurezza e di una certa legislazione che, bene o male, è attinente a questo argomento. Quindi io ripeto, non se ne parla abbastanza da un punto di vista extra tecnico, cioè tecnicamente sì, se ne parla, gli addetti ai lavori lo sanno, all'interno della pubblica amministrazione si sa che sono necessari degli interventi, sono necessari dei fondi, anzi i fondi non sono mai abbastanza. Credo che se ne parli poco, tutte le forze politiche da un punto di vista, diciamo, fuori da quella che è la tecnica o gli interventi da fare, se ne parla poco da un punto di vista politico. Per questo eventi come questi sono fondamentali, e come fondamentali sono tutte le organizzazioni che si occupano di questo. Io attualmente mi occupo di affari esteri, è all'ordine del giorno e con tanto di responsabili all'interno del Ministero degli Esteri l'incremento della sicurezza dei nostri dati all'interno delle ambasciate, perché può sembrare, dice, vabbè, uno scarica, che so, i residenti italiani all'estero. No,
se uno entra all'interno di un sistema c'è tutto un mondo, passaporti, rinnovo, permessi di soggiorno, visti d'ingresso, residenti all'estero, voto degli italiani all'estero, perché insomma non guardate che questo governo ha dei numeri abbastanza ampi in entrambe le camere, ma in passato vi ricorderete ci sono stati governi che si reggevano su 2 o 3 voti al Senato. Se pensate che gli eletti all'estero sono il doppio, il triplo, il quadruplo, capite bene quanto delicato può essere dei dati scaricati. Vi suggerisco un libro che io ho letto qualche tempo fa, non è strettamente legato solo alla cybersicurezza, ma anche ne parla, che è Brigate Russe. È un titolo che fa riflettere, ma piccolino, sono 40-50 pagine, e parla di come la Russia negli ultimi 4-5 anni, con un'operazione di minima spesa, massima resa, è riuscita, come dire, a trasmettere informazioni, entrare all'interno di alcuni sistemi, hackerare e soprattutto lavorare tantissimo attraverso i social. Ecco, questa è una cosa che ci deve fare riflettere, perché se il mondo oggi va velocissimo, la politica è, come dire, quasi schizofrenica, il mondo dell'informatica va ancora più veloce e credo che noi in Italia di tempo ne abbiamo già perso abbastanza. Quindi grazie mille per l'invito e a disposizione almeno fino a quando ci sarò. Perché. Grazie. Possiamo sciogliere le camere. Grazie a tutti.